quest'ultima parte, prima del break, per sgranchirci un po' le gambe e prendere un caffè prima dell'incontro con Piero Angela, vediamo proprio una figura che il professor Wiseman ha appena citato, che è proprio il mago Houdini. Perché Houdini, noi in italiano lo chiamiamo Houdini, adesso lui sta facendo delle facce buffe perché si dice Houdini, si direbbe Houdini, non Houdini. We Italians call it Houdini, with the accent on the I. Beh, la figura è straordinaria, perdonate queste immagini, le slide, Eusapia Palladino ha pensato bene di farcele sparire, quindi stiamo utilizzando l'inserto fotografico del mio libro, e anche, neanche quello adesso, perché è sparito. Houdini era un ragazzo straordinario, è una figura veramente affascinante, proprio l'uomo in sé, no? Era un ragazzo che veniva dall'Ungheria, ma non l'ha mai voluto far sapere quando era vivo, lui diceva di essere nato in America, ad Appleton nel Wisconsin, dava una data diversa di nascita, 1874, invece era nato in Ungheria, era emigrato a 5 anni con la sua famiglia, che era arrivata negli Stati Uniti con il padre che lavorava come rabbino e quindi cercavano una comunità dove sistemarsi. Ma lui era un ragazzo molto così intraprendente, gli piacevano un sacco i prestigiatori, i giochi di prestigio. Era affascinato dalla figura di Robert Houdin, che era un prestigiatore famoso in Francia, ma non solo, per la storia della magia era ed è tuttora un grande precursore. E questo telecomando mi sa che adesso si è disattivato, bene. E quindi gli piaceva così tanto il nome di Robert Houdin che ha detto io voglio fare il mago, aggiungo una I alla fine del suo nome e divento Houdini, cioè nella sua mente vuol dire come Houdin. Non era vero, ma lui era convinto. Inizia a esibirsi proprio nei postacci più squallidi che potete immaginare, anche in mezzo alla strada, nelle birrerie, non c'erano teatri che accoglievano i prestigiatori, o meglio c'erano, ma quelli straordinariamente spettacolari che avevano costruito una carriera. Lui era un ragazzo con una passione e i suoi giochi di prestigio in realtà non colpivano molto, diciamo così, gli avventori. Una volta però gli capita di incontrare la polizia locale che per un motivo o per l'altro lo sfida a liberarsi dalle loro manette. Gli mettono le manette e lui che conosceva, aveva anche lavorato un po' come fabbro, conosceva i meccanismi, l'avevano sempre incuriosito tutte queste situazioni meccaniche, sa esattamente come liberarsi, in 5 minuti si libera. E questa cosa colpisce molto quelli che sono presenti, lo ripetono, arrivano i giornalisti che cominciano a scrivere dei piccoli articoli e lui capisce che forse ha colto qualcosa di nuovo, perché il fatto che uno faccia comparire le colombe e le carte l'hanno visto tutti migliaia di volte, il fatto che uno si libera un paio di manette della polizia vera è una cosa molto diversa, molto originale. Allora ecco che decide di far diventare questa sua specialità un'attività a tempo pieno, cioè comincia a sfidare o a farsi sfidare da chiunque pensi di poterlo intrappolare. Lui dice, io riuscirò a liberarvi, qualunque cosa voi proviate. Qui vediamo 3 manifesti che risalgono al periodo in cui arriva in Europa, perché dopo un po' che insomma, la sua fama iniziava a crescere, piccolina, ma insomma iniziava a crescere negli Stati Uniti, un impresario lo fa arrivare in Europa e iniziano a fargli fare degli spettacoli. Qui lo vediamo in Russia, lo vediamo in Germania, solo che gli europei sono molto più diffidenti degli americani. In Germania la polizia del Kaiser lo arresta perché pensano che sia un ciarlatano, un truffatore. Quel manifesto in alto, che si vede molto piccolo, ma in realtà racconta un processo dove Houdini è sfidato dal giudice a liberarsi da manette che gli portano, da ferri, da catene, e lui tutte le volte ci riesce. Quindi restano tutti sbalorditi, gli rilasciano una dichiarazione. In Russia, quel manifesto in basso che vedete qui, in Russia succede che sono ancora più scettici nei suoi confronti, sono anche molto più rigidi nelle politiche che riguardano il mondo dell'intrattenimento. Arrestano le persone e poi non le vedi più. Quindi nel suo caso lui doveva dimostrare di riuscire a evadere da qualunque cosa. Cosa scelgono? Scelgono una carretta di acciaio blindata che serve per il trasporto dei prigionieri in Siberia, una di quelle cose da cui probabilmente mai nessuno è scappato. E lo fanno spogliare nudo, qui lo si vede a malapena, lo perquisiscono in tutti i modi possibili e poi lo rinchiudono dentro.
E incredibilmente lui riesce a liberarsi. Questa cosa chiaramente fa un gran clamore dopo che lui lascia la Russia, perché quando lui si libera non gli permettono di fare nessun tipo di annuncio, perché si sentono quasi offesi da questa sua capacità di liberarsi. Però la sua fama esplode, in Europa diventa veramente una figura sensazionale, e c'è un episodio che a me ha colpito molto, che è quello che riguarda, e non solo me, insomma, le manette del quotidiano inglese Mirror. Sono un paio di manette, le vedete lì sotto, questa fotografia ritrae le manette originali che ora sono nella collezione di David Copperfield a Las Vegas, che ce le ha mostrate. Eravamo proprio con il professor Wiseman l'anno scorso, le abbiamo viste toccate, è una cosa impressionante. E queste manette sono state costruite da un fabbro che ci ha messo 5 anni a farle, e con una chiave lunghissima, complicatissima. Quindi non esistono, non esistevano, non c'erano modelli simili da cui imparare. E Houdini accetta questa sfida e si fa rinchiudere in queste manette. Passano delle ore sul palcoscenico, voi immaginate un pubblico che resta per ore seduto, come adesso, però a guardare uno che sta seduto dietro una tendina, tutto a trafficare, ogni tanto dice posso avere un bicchiere d'acqua, datemi qualcosa, e non glielo danno, e lui continua a lavorare, non si vede niente, quelli restano incantati. Beh, naturalmente alla fine si libera. Come si è liberato? Non lo sa nessuno per certo, ci sono delle ipotesi, ci sono anche delle cose interessanti che sono venute fuori proprio di recente che io racconto, ma che ora ovviamente non vi svelo per mantenere il mistero. E questa che vediamo è un momento di intimità familiare, perché lui era molto attaccato alla mamma, Cecilia, che lo lascia però abbastanza presto, lo vede diventare una superstar, quindi lui è contentissimo di poter fare felice sua mamma, che appunto quando erano arrivati in America vivevano quasi di elemosine, ma poi sua mamma lo lascia. Lui continua però la sua carriera e aumenta ogni volta il livello di difficoltà, perché se riesce a evadere dalle manette, se riesce a evadere dalle prigioni, una volta che ha fatto 50, 100 prigioni, cosa può fare per dimostrare che può scappare da qualunque cosa? Allora si inventa delle cose diverse. Qui per esempio lo vediamo pronto a tuffarsi in un fiume, incatenato, manettato ancora una volta, e lì è chiaro che il rischio è quello di affogare se non riesce a liberarsi in tempo, perché più di tanto sott'acqua uno non può stare. Naturalmente ce la fa. Sopra lo vediamo mentre lo stanno per chiudere dentro una cassa di legno e lo buttano in mare. Voi figuratevi, lo chiudono la cassa di legno, naturalmente poi la incatenano, la inchiodano, lui dentro c'è ammanettato e naturalmente lui si libera. Non c'è veramente nessun tipo di costrizione che riesce a trattenerlo. Cosa si può inventare di più? Allora si inventa questo bidone d'acciaio, una cosa grande così. Chi era qui l'anno scorso con, non proprio qui, ma a Cesena, ma al Cica Fest, insomma, che c'era James Randi, molti di voi se lo ricordano. James Randi ha dedicato la vita a, più o meno, ha ricalcato le impronte di Houdini, ma faceva proprio le sue stesse cose. E lui stesso faceva questo tipo di fuga terrificante, perché è un bidone d'acciaio pieno d'acqua. Il mago, in questo caso Houdini naturalmente, che l'ha inventato, viene chiuso al suo interno con un coperchio bloccato da tanti lucchetti. Quella è una morte certa, perché come fai a uscire da una cosa che è chiusa dall'esterno con dei lucchetti? No? Quindi veniva coperto da una tenda, il pubblico terrificato stava pronto, i suoi assistenti con l'ascia erano pronti a spaccare i lucchetti entro tot minuti, perché era il tempo che lui riusciva a trattenere il fiato. Questa è una cosa straordinaria che lui faceva. Prima di iniziare sfidava il pubblico a trattenere il fiato come faceva lui. Lui si metteva con la testa sott'acqua e la gente teneva il fiato. Dopo un minuto, minuto e mezzo, tutti lasciavano andare e lui era ancora dentro con l'acqua. Dopo 2 minuti, 3 minuti usciva. Poi però, durante l'esibizione, arrivano 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti non è ancora uscito, 5 minuti non è ancora uscito, gli assistenti sono pronti a spaccare, 6 minuti e veniva fuori libero, il pubblico diventava impazziva, no, di fronte a una cosa del genere. Salivano sul palco, lo accoglievano in trionfo, lo portavano per la città. Non basta ancora, questa era straordinaria, ne inventa una ancora più straordinaria, ed è la pagoda che tutti quanti magari ricordate dal film con Tony Curtis, in cui alla fine del film Houdini muore perché vuol fare questo numero veramente impossibile. Questa volta non è più dentro un bidone, ma dentro una sorta di, vedete, una cabina del telefono quasi antica, con le pareti di vetro, temperato, piena d'acqua, ma è a testa in giù, con i piedi incastrati in quella specie di gogna. Questa è quella originale, che prima che fosse distrutta da un incendio, adesso ovviamente quello che resta è ancora nella collezione di David Copperfield a Las Vegas. E
è un'altra di quelle sfide assolutamente mortali. Lui ci riesce tutte le volte a liberarsi. Allora, a questo punto entriamo proprio nell'aspetto che ci interessa più da vicino, perché quando René è una figura conosciuta in tutto il mondo, non solo come illusionista, addirittura diventa un pioniere del cinema. In quegli anni stava proprio esplodendo la mania della cinematografia e chiunque scopriva questo mondo meraviglioso dello spettacolo che si poteva vedere proiettato su uno schermo. Houdini è tra i precursori, tra i primissimi. Lui aveva addirittura girato delle riprese in Francia quando era stato ai primi del Novecento, 1902-1903, con Georges Méliès, che è uno dei padri del cinema. L'aveva ripreso senza effetti speciali, ma mentre faceva le sue magie. Quello che vediamo in alto è una locandina di uno dei suoi film, di uno dei suoi serial, perché già allora erano riusciti a pensare all'idea della serialità, cioè alla fine di ogni episodio avventuroso dove Houdini affrontava ogni tipo di rischio, di pericolo, si trovava in una situazione terribile, incatenato ai binari mentre sta arrivando il treno. Si fermava l'immagine, cosa succederà? Si salverà? Venite a vedere il prossimo episodio. Questo è l'aggancio, no? Il cliffhanger, come si chiama, che ti porta chiaramente a voler sapere come va a finire e torni a vedere l'episodio dopo. Insomma, una celebrità lo conoscono in tutto il pianeta, dall'Australia al Giappone, dalla Russia, dall'Europa, ovunque sanno chi è Houdini. Questo è un altro suo film e questa è un'altra sua esibizione, cioè questo lo vedete mentre lo imprigiona in una camicia di forza. Una camicia di forza viene appesa a testa in giù da un grattacielo da cui ancora una volta si libera. Lui aveva la consapevolezza che se tu annunci che a una certa ora, di un certo giorno, c'è una persona che forse rischia di morire, verrà una folla. Lo sapeva benissimo. E questo succedeva puntualmente. C'erano decine di migliaia di persone. Ci sono le fotografie che mostrano proprio queste strade, piazze, ponti, no? Dove si buttava pienissime di persone. Tutti a vedere Houdini, uno spettacolo gratuito e addirittura c'è la possibilità di vedere che muore, figurati, tutti volevano essere presenti e poi alla sera naturalmente gli riempivano il teatro per giorni, giorni, settimane. Dicevamo che a questo punto si inserisce un elemento interessante perché nei suoi viaggi, quando si diventa così popolare, così famosi, si ha la possibilità di conoscere, di incontrare persone che si ammirano. E lui ammirava molto Sir Arthur Conan Doyle, il creatore della figura di Sherlock Holmes, che tutti ancora oggi conosciamo e ancora oggi incredibilmente apprezziamo nelle sue nuove incarnazioni, nelle sue nuove trasformazioni. È una di quelle figure che resteranno per sempre nella storia. Quindi si conoscono, si diventano in qualche modo amici. C'è una cosa però che potrebbe unirli, ma che è un po' rischioso, un po' delicato. Cioè, Sir Arthur Conan Doyle è un grande appassionato, anzi, in realtà è proprio un fedele, dello spiritismo. Lui è convinto che Eusapio Palladino, che tutte le medium che esistono in quel periodo siano autentiche, che il fenomeno dello spiritismo, della medianità, sia qualcosa di assolutamente accertato, non tanto scientificamente, che lui degli scienziati non ha molto, molto rispetto, ma piuttosto dal punto di vista della dimostrazione pratica, perché lui stesso ha perso un figlio nella Prima Guerra Mondiale e ha trovato dei medium che lo hanno messo in contatto con suo figlio. Quindi lui è convinto che questa cosa sia assolutamente fattibile e decide di investire gli incredibili guadagni che fa con le avventure di Sherlock Holmes per finanziare la sua campagna a favore dello spiritismo. Inizia a girare per il mondo, inizia a investire e a sostenere medium che secondo lui meritano di regalare il loro dono a tutti quanti. Potete immaginare quanta gente ne approfitta, naturalmente. E quando incontra Houdini, pensa di aver trovato la persona giusta per convincere gli scettici, perché se noi riusciamo a convincere Houdini che lo spiritismo esiste e i medium sono autentici, beh, allora a quel punto ci crederanno tutti. E Houdini, dal suo punto di vista, forse incuriosito, forse non esclude del tutto l'idea che questa cosa sia possibile, perché gli piacerebbe tanto ovviamente riparlare nuovamente con sua madre, ma c'è un problema, che lui è un mago, è uno che crea illusioni, crea inganni. E lui stesso, nella sua carriera, quando era ragazzo, quando era giovane e non aveva un soldo in tasca, non si era tirato indietro quando i suoi impresari gli avevano chiesto facciamo una finta seduta spiritica, facciamo finta di essere il lettore del pensiero. E lui l'aveva anche fatto, quindi aveva capito e conosceva molto bene quel mondo anche da dietro le quinte. Così Conan Doyle gli dice, guarda, se tu vai da questa medium vedrai che ti convincerà.
Lui va, la medium in questo caso era Eva C., si faceva chiamare, era una medium materializzatrice, proprio come la Linda Gazzera che abbiamo visto prima, cioè si diceva che durante la seduta spiritica riuscisse a materializzare delle figure umane, dei volti. Esistono ancora delle fotografie che, vedendole oggi, ci fanno davvero sorridere, perché sono ritagli appoggiati con un po' di garza intorno, come abbiamo visto prima. E Conan Doyle era convinto. Houdini invece va, partecipa alle sedute e nel suo diario scrive: è una cosa imbarazzante, questa signora mette dei pezzi di carta, me ne sono accorto. Però non lo dice a Conan Doyle, gli dice: beh, interessante, ma non è che sia proprio così convintissimo, secondo me i controlli non erano ancora efficaci, allora vai da quest'altra. Insomma, comincia a mandarlo da una medium, dall'altra, e tutte le volte Houdini ci resta male, perché dice: ma sono questi i medium che hanno convinto questa persona che io stimo così tanto? Sono dei ciarlatani, sono degli imbroglioni. E cerca di dirglielo, no? Guardi che però, insomma, è facile farsi ingannare se uno non è esperto dell'arte del... No, è impossibile, è assolutamente impossibile. Io sono una persona molto razionale, sono stato medico, ho inventato Sherlock Holmes, dire il detective razionale per eccellenza, e quindi sono sicuro che non mi possono imbrogliare. Io ne avrei qualche dubbio. Pochi giorni dopo gli scrive una lettera, Conan Doyle, al suo amico Houdini, dice: guarda, ho trovato un altro fenomeno straordinario, due ragazzine mi hanno mandato delle fotografie di fate, e sono autentiche queste foto, si vedono le ragazzine con le fatine vicino, e come possono due ragazzine imbrogliare degli esperti di fotografia, come possono imbrogliare dei tecnici che sanno come si fanno? Quelle sono... hanno delle energie speciali che riescono a evocare le fate e sono riuscite a fotografarle. Houdini ancora non dice niente, però non commenta in nessun modo, non risponde alla lettera. Poi succede che Conan Doyle va negli Stati Uniti per un giro di conferenze, dove appunto cerca di trasmettere questa passione per il mondo dell'occulto anche agli americani, di convincerli ad abbracciare lo spiritismo, che in realtà è nato proprio negli Stati Uniti, e si incontrano più volte, ci sono vari momenti dove si incontrano, ma iniziano già le prime crepe, perché chiedono un parere a Houdini. Ah, beh, è arrivato Conan Doyle, lei cosa ne pensa di questa sua indagine sul spiritismo? Lei è convinto, anche lei, visto che siete amici? Ma io magari ho qualche dubbio. E quindi si cominciano gli scambi di lettere. Ma perché hai detto che hai dei dubbi? In realtà no, io sono convinto che tu sai che sono poteri autentici. Poi iniziano ad avere dichiarazioni ancora più forti, nel senso che Conan Doyle comincia a dire che, secondo lui, Houdini è un medium. Perché lui fa finta di essere un mago, perché le cose che fa sono impossibili, le abbiamo viste prima, no? Esce dalle prigioni, esce dalle bidoni di acciaio sigillati, esce dalle casse sommerse nel mare. Come può un uomo fare queste cose? Evidentemente non è solo un uomo, è il più grande medium che esista. Houdini se la ride, naturalmente, e poi gli dice: ma no, guarda che io sono veramente un mago, un illusionista, io so, conosco i trucchi, me li invento, non li ha mai usati nessuno, ma è chiaro che non posso rivelarli, ma sono dei trucchi, sono un prestigiatore, non ho nessun potere paranormale. No, non mi convinci. Tu dici così perché il sindacato dei prestigiatori ti espellerebbe dall'associazione se sapessero che tu giochi sporco e usi i poteri paranormali per fare i numeri che a loro costano tanta fatica. Quindi lui non sa più cosa dire per convincerlo che non è così. Poi c'è il caso di una medium, una signora molto benestante, la moglie di un chirurgo, quindi non una contadina come Usapia, non una che viene dalla strada o che ha una fama poco pulita. E questa è una signora della Boston più ricca, più benestante, che non fa sedute spiritiche per il pubblico, solo per i suoi amici, e accetta, proprio su incoraggiamento di Conan Doyle, accetta di sottoporsi agli esami che la rivista Scientific American ha proposto a chiunque sostenga di avere delle facoltà paranormali, con un premio in denaro che a lei non interessa e che donerà in beneficenza se dovesse vincerlo. Però c'è un fatto: nella commissione di questa rivista c'è un fisico, c'è un chimico, c'è un ingegnere, c'è un prete e c'è anche Houdini, perché ormai si comincia a capire che questi medium usano dei trucchi, ci vuole qualcuno che capisca di trucchi, quindi c'è anche Houdini. Nelle sedute spiritiche con, questa medium si chiama Marjorie in arte, perché lei non vuole usare il suo nome, Mina Crandon,
succedono cose molto più interessanti magari di quello che accade in altre sedute, perché la medium riesce sì a far sollevare il tavolo, a evocare il suo fratello, il suo spirito guida, il fratello, che dice una parolaccia dietro l'altra, uno molto sboccato, contrario di quello che lei, fa volare gli oggetti, insulta, molto aggressivo, e Houdini ancora una volta riesce a coglierla mentre lei mette in scena i suoi trucchi al buio, sempre della seduta spiritica. Si accorge, per esempio, seduto di fianco a lei, che per sollevare il tavolo lei abbassa la testa, la infila sotto il tavolo e poi lo fa sollevare, lo alza e sente i suoi capelli, quindi se ne accorge. Poi si accorge che lei si libera una mano per prendere un oggetto e lanciarlo, insomma, di tante cose. Tutte queste cose cui si accorge, scrive e ne racconta. Racconta sui giornali, inizia a sbugiardarla. Conan Doyle se la prende molto, perché lui ci crede e non vuole assolutamente accettare queste dichiarazioni. Iniziano a lottare quasi sui giornali e l'amicizia si rompe definitivamente, e loro diventano rivali su un argomento che inizialmente li aveva avvicinati, il mondo dell'occulto, il mondo del soprannaturale. A questo punto Houdini ormai è alla fine della sua vita, siamo nel 1926, e il 31 ottobre, che è proprio il giorno più magico, potremmo dire, misterioso dell'anno, lui muore. Muore per le conseguenze di un pugno che ha ricevuto, perché lui era in camerino, si preparava per lo spettacolo, aveva già qualche problema di salute forse, ma quando dei ragazzi lo vanno a trovare gli dicono: ma è vero che lei riesce a contrarre i muscoli dello stomaco in maniera tale da non sentire dolore se la colpiscono? Non si sa da dove venga fuori questa notizia, in effetti, perché non ha mai fatto questa dichiarazione, ma lui risponde: sì, sì, volendo posso fare anche questo. E uno di questi ragazzi, che era un pugile professionista, inizia a colpirlo senza neanche avvertirlo nello stomaco, e Houdini si piega dal dolore, chiaramente, e gli fa malissimo, ma decide che deve fare lo spettacolo. Fa lo spettacolo svenendo anche tra un atto e l'altro, e non riescono a convincerlo ad andare in ospedale. Ma dobbiamo portarti in ospedale, stai malissimo. No, devo fare lo spettacolo perché è previsto. Quindi fa tutto lo spettacolo e poi finalmente lo porta in ospedale. Scoprono che soffre di peritonite, devono operarlo immediatamente, ma ormai il veleno ha fatto il suo circolo nel corpo, e appunto qualche giorno dopo, il 31 ottobre, Houdini muore. Immediatamente i medium si fanno avanti dicendo che Houdini si è fatto vedere, li ha contattati per dire che si era sbagliato, che adesso è nell'aldilà anche lui, e quindi si è accorto che è tutto vero. E Conan Doyle scrive un testo dove racconta proprio il mio amico medium, Houdini, e dettaglia tutti i suoi fenomeni straordinari. E ce n'è uno in particolare che mi ha veramente, che secondo me è simbolico del modo di pensare, non solo di Conan Doyle, ma di tanti personaggi che gravitano intorno al mondo del paranormale ancora oggi, perché è lo stesso modo di pensare che ritroviamo in tanti ambiti anche moderni. Dunque, vi dicevo che quando erano ancora amici, Conan Doyle è andato a visitare Houdini a New York e hanno passato una bellissima giornata insieme. Sono stati a casa di Houdini, gli ha mostrato la sua collezione di libri, gli ha raccontato il suo lavoro, insomma, hanno cenato insieme, poi sono andati a teatro. Al fine del teatro, Houdini li ha accompagnati, Conan Doyle e sua moglie li ha accompagnati in albergo. Allora, c'è una lettera che ho trovato mentre scrivevo la sua biografia, in cui Conan Doyle ringrazia Houdini per questa bellissima serata insieme, ma che bello incontrarti, che bello, no, passare del tempo insieme, poi che hanno questa collezione di libri, poi la cena bellissima, tua moglie, il teatro, ti hanno riconosciuto tutti, ti hanno tributato un'ovazione, sei proprio una superstar. Ma ti devo dire che la cosa che mi ha veramente sconvolto è quando ci hai accompagnato in taxi in albergo. Perché lì ho avuto sotto i miei occhi, a un metro di distanza, la prova che tu sei il più grande medium vivente. Ho scoperto finalmente come riesci a liberarti dalle prigioni, da tutte le varie costrizioni che ti vengono proposte. Tu sei capace di smaterializzare il tuo corpo. E quello che mi hai dimostrato in auto è la prova. E poi va avanti a parlare di questa cosa. E io dicevo: ma cosa può mai avergli mostrato in un taxi che sta andando per le strade di New York di sera al buio? Cosa gli avrà mai mostrato da sconvolgere Conan Doyle così tanto? E non c'era, non lo scrivevano nella lettera, quindi non riuscivo a capire. Poi, continuando le ricerche, mi capitano di trovare le pagine dove Houdini raccontava quella serata
Ed era una cosa, insomma, abbastanza rara, perché a parte che i diari sono tutti in collezioni private e non sono consultabili, ma qualche cosa ogni tanto esce, qualche cosa ogni tanto si può trovare, e Houdini era abbastanza fanatico su questo, gli scriveva tutto quello che faceva, quindi è prezioso questo materiale. E lì c'è il racconto della serata, che è molto uguale, cioè uguale a quello che raccontava Conan Doyle, la cena, il teatro, il ritorno in taxi. E durante il ritorno in taxi c'è scritto: gli ho mostrato questa cosa qui. Quando ho letto che cosa gli ho mostrato, ho detto: caspita, adesso capisco. E potremmo finire qua, se non vi interessa sapere che cosa gli ha mostrato. Vi interessa saperlo? Allora, non solo ve lo dico, ma ve lo posso far vedere. Perché mi ha richiesto anni di lavoro e di preparazione, ma penso le condizioni mi sembrano date. Qui abbiamo evocato Eusapia Palladino prima, quindi mi sembra si riesca a riproporre questa dimostrazione. Voi immaginate di essere in un taxi, che succede questa cosa, eh? E lui deve dimostrare in qualche modo di... lui non voleva dimostrare niente in realtà, è Conan Doyle che pensava che quella fosse la dimostrazione. Allora, servono le mani. Quello che ha fatto Houdini nel taxi, e questa è proprio, vedendola con gli occhi di Conan Doyle, la prova di una smaterializzazione, di una dissoluzione delle molecole. Potrei andare avanti mezz'ora su queste scemenze, ma capite che è questo che lui aveva in mente. Houdini gli dice: Sir Arthur, guardi qua. Questo è esattamente quello che Houdini ha mostrato a Conan Doyle, che è un gioco che i bambini fanno alle feste di compleanno, ma neanche. E Conan Doyle ha visto questa cosa qui, il dito che si stacca, e ha detto: ma è incredibile, allora riesce davvero a togliersi i pezzi del corpo e ricomporli, per forza scappa da ogni cosa. Questo veramente vi dice fino a che punto uno è disposto a credere. Dopo le foto delle fate uno dice: beh, a quel punto direi che abbiamo toccato il fondo. No, c'è ancora la possibilità di scendere un po' più in basso. Insomma, questo modo di ragionare, che porta poi a rifiutare qualunque spiegazione, che porta a negare, no? Perché stiamo mettendo in dubbio qualcosa che ormai rappresenta il modo in cui si è costruita una personalità. Noi stiamo dicendo: guarda che tutto quello in cui credi è tutto sbagliato, quindi uno non può accettarlo. E quindi è disposto a credere anche a cose ridicole e così banali e del tutto prive di valore come questa. Bene. Io vi ringrazio per aver ascoltato questa storia di Houdini in 30 secondi.